cioè di un paese che è polverizzato, ci sono pochissime case in piedi, ma tutto il resto l'avrete visto, forse immagino un cumulo di macerie. Il percorso che intendo fare con questi ragazzi è molto semplice, parto dall'ultimo libro che ho scritto, perché di solito insomma faccio così per mie motivazioni personali di vicinanza al lavoro, diciamo, più fresco e più nuovo, e poi una volta capito un po' com'è la classe, come rispondono eccetera, però poi la prossima volta parleremo di donne, che è un altro argomento che ho affrontato nel mio lavoro passato, sia in narrativa che in forma saggistica, e poi invece per il terzo incontro pensavo di riflettere con loro sulla lettura, la scrittura e sul loro rapporto insomma con la cultura più in generale, con i linguaggi, cercando di capire anche da parte loro quali sono insomma le attitudini, le tendenze e le passioni.